160 anni fa veniva fondata l'Università di Pavia, quale primo forte segnale della ricostruzione e della ripartenza cittadina voluto da Galeazzo II Visconti dopo gli eventi bellici e sanitari. L'Università e i giovani diventavano così le leve per costruire il futuro. Tempo questo che accompagna da sempre l'Università e la ricerca, perché nelle aule universitarie si formano i cittadini e i professionisti del domani. Nei laboratori prendono corpo le idee, le scoperte, le tecnologie che porteranno innovazione, crescita, sviluppo. Signor Presidente della Repubblica, signore Ministre e signor Ministro, autorità civili, militari, religiose, onorevoli parlamentari, magnifici rettori, illustri docenti e ricercatori, stimati tecnici e amministrativi, cari studenti, gentili ospiti. La comunità accademica pavese celebra quest'anno i 660 anni dalla istituzione dello Studium Generale ad opera di Galeazzo II Visconti, vicario di Carlo IV di Lussemburgo, imperatore del Sacro Romano Impero. Quanto mi preme rimarcare oggi è che il nuovo anno accademico rivedrà gli studenti nuovamente nelle nostre aule, in piena sicurezza e di nuovo in presenza. Con affettuoso sguardo a questo importante passato, con forte richiamo alle ambiziose progettualità future, onorato dalla presenza del Presidente della Repubblica, dichiaro ufficialmente aperto l'anno accademico 2021-2022. Viva l'Università Italiana, viva l'Università di Pavia! Desidero rivolgere un saluto di grande cordialità a tutti i presenti, alle Ministre Messe Bonetti, al Ministro Giorgetti, al Presidente della Regione, al Presidente della Provincia, al Sindaco, attraverso di lui e ai suoi concittadini. Un saluto al corpo accademico e uno particolare agli studenti, con molti auguri in questa università di altissimo prestigio e di altissima storia. Ringrazio il magnifico rettore per l'invito a essere presente a questa inaugurazione dell'anno accademico in questa occasione. 660 anni rappresenta una lunga storia di grande importanza. La rete dei nostri Atenei raccoglie università antiche e università recenti, tutte preziose. Molte di quelle recenti hanno acquisito velocemente un livello, una capacità di ricerca, di insegnamento di grande livello, di grande prestigio. Le università antiche hanno un ruolo particolare, magnifico rettore, non soltanto perché hanno svolto nel corso del tempo la conservazione e la trasmissione della conoscenza e dell'insegnamento accademico, ma anche perché mantengono oggi, accompagnate come avviene qui, in questo Ateneo, da una moderna concezione di insegnamento, di ricerca, di attività, mantengono il collegamento col progresso scientifico che nel corso dei secoli si è sviluppato e continua a svilupparsi. L'epoca, anzi, ci ha illustrato, magnifico rettore, le caratteristiche, le iniziative, i progetti di ricerca così avanzati di questa università, ci ha anche sottolineato quanto sia radicato nella storia con le grandi figure che sono passate in questo Ateneo nel corso del tempo, insegnandovi e distribuendo progressi scientifici e conoscenza. Ci ha anche ricordato il rettore le ragioni che hanno spinto i Visconti a istituire questo Ateneo, la terribile pestilenza che seguì alla guerra e all'assedio, le sofferenze drammatiche, l'investimento intelligente e lungimirante sui giovani e sulla loro formazione. Questa stessa intuizione, questo stesso criterio, questa medesima scelta, come il rettore ha poc'anzi ricordato, è quella che ha compiuto l'Unione Europea con il Next Generation.
Questa è stata la spinta, il criterio, la condizione che ha permesso di impegnare un grande progetto europeo che ha raccolto i Paesi come membri per il futuro dei nostri giovani. L'investimento sulla prossima generazione è un investimento che rende, che manifesta consapevolezza del futuro, dei doveri che vi sono nei confronti dei giovani e delle future generazioni. Per questo è importante, quanto il Rettore sottolineava e quanto prima di lui la Ministra Messa indicava, l'esigenza di consolidare, rafforzare, diffondere, ampliare l'insegnamento universitario, ampliarlo nella platea degli studenti. Vorrei riprendere una considerazione fatta dal rappresentante degli studenti poc'anzi, che ha posto in guardia dalla contrapposizione tra ricerca dell'eccellenza nella ricerca e nell'insegnamento e diffusione della conoscenza. Questa contrapposizione sarebbe inaccettabile, ma non può esistere, perché le due esigenze in realtà coincidono. L'eccellenza della conoscenza è garantita da una platea amplissima di coloro che accedono all'istruzione, alla conoscenza, alla ricerca. Una platea completa, totale, senza discriminazioni di alcun genere, consente l'emersione di talenti e di capacità che altrimenti rimarrebbero inespresse. La storia ci insegna, ci consegna, ci presenta tante figure di scienziati che hanno fatto scoperte importanti, autodidatti. Ma quanti di più sarebbero stati se l'istruzione fosse stata aperta davvero a tutti? Nel corso della storia quanti talenti, quante capacità di donne e uomini sono rimaste inespresse perché non vi era possibilità di accedere alla conoscenza. Questo è uno dei momenti, dei doveri dell'oggi, quello di ampliare la base di coloro che partecipano alla conoscenza, di renderla completa, senza esclusione, anche perché è inaccettabile il divario che vi è di percentuale di laureati tra il nostro Paese e la media dell'Unione Europea. Questa esigenza va sottolineata con maggiore convinzione oggi, dopo quello che abbiamo attraversato in questo anno e mezzo di pandemia e i debiti che abbiamo nei confronti della scienza, della ricerca. Poc'anzi il professor Bruno ci ha reso evidenti, non soltanto con l'ultima citazione fatta, ma con tutto lo sviluppo della sua esposizione, quanto dobbiamo alla scienza, quanto questa ci ha consentito in tempo straordinariamente breve di superare i pericoli maggiori della pandemia. Questa condizione sottolinea non soltanto la riconoscenza nei confronti della scienza e della ricerca, ma il dovere di sorreggerla non soltanto in momenti di emergenza, ma in qualunque tempo e in qualunque circostanza e condizione. Il professor Bruno ha anche fatto un riferimento alla salute come bene pubblico. Vorrei riprendere questa considerazione, questa opportuna considerazione, che richiama alla responsabilità sociale e richiama in questo momento, in questo periodo, al dovere, vorrei dire anche qui, morale e civico, della vaccinazione. Questo è lo strumento che in grande velocità e la comunità scientifica ci ha consegnato per sconfiggere il virus e sta consentendo di superarne le conseguenze non soltanto sulla salute ma anche economiche e sociali. Questo è lo strumento che la scienza ci ha consegnato in breve tempo, in tempo straordinariamente breve, ripeto, con una grande collaborazione internazionale. Anche qui il mondo scientifico è stato di esempio nella comunità internazionale, richiamando l'utilità, l'importanza, la irrinunziabilità della cooperazione internazionale, sotto ogni profilo, non soltanto quando vi sono emergenze sanitarie. Ecco, questo richiama nel nostro Paese, come in tutti, al senso di responsabilità comune che ciascuno deve avvertire. Non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione,
perché quella invocazione equivale alla richiesta di licenza di mettere a rischio la salute altrui e in qualche caso di mettere in pericolo la vita altrui. Chi pretende di non vaccinarsi, naturalmente con l'eccezione di coloro che non possono farlo per motivi di salute, ma chi pretende di non vaccinarsi e comunque di svolgere vita normale, frequentando luoghi condivisi di lavoro, di intrattenimento, di svago, in realtà costringe tutti gli altri a limitare la propria libertà, a rinunziare a prospettive di normalità di vita, a quella che poc'anzi la ministra Messa chiamava la possibilità di impadronirsi, di recuperare in pieno luoghi, modi, tempi di vita. Ma io vorrei pensare soprattutto alla stragrande parte dei nostri concittadini che invece con un grande senso di responsabilità hanno adottato scelte e comportamenti responsabili, appunto. Ma non posso non dire una parola sui fenomeni, sulle espressioni di violenza, di minacce che affiorano in questo periodo contro medici, contro scienziati, contro giornalisti, contro persone delle istituzioni. Sono fenomeni allarmanti e gravi che vanno contrastati con fermezza. La violenza, la minaccia di violenza va anche contrastata e sanzionata con doveroso rigore. Per tutelare coloro che, la stragrande maggioranza dei nostri concittadini, ha adottato comportamenti responsabili, avvertendo il comune dovere di solidarietà. Questa capacità dei nostri concittadini, che meritano un apprezzamento costante nella stragrande maggioranza della composizione del nostro Paese, ha consentito ripresa. Gli atenei riprendono in presenza, le scuole riaprono e contiamo che riaprano in regolare condizione. L'economia è ripartita. Oggi il governo ha fatto presente che i dati della ripresa economica sono di straordinario carattere positivo. Tutto questo è stato possibile, tutto questo è possibile e sarà sempre più sviluppato perché contrastiamo la pandemia con comportamenti responsabili, con la vaccinazione, con comportamenti di prudenza che non contrastano con la normalità della vita. Questo è quello che fa la stragrande maggioranza dei nostri concittadini e nei loro confronti desidero esprimere apprezzamento, riconoscenza e ammirazione per il senso di responsabilità. In questo, su questo versante, i doveri civici, gli Atenei hanno un grande ruolo a svolgere. Sono, come questo Ateneo è emerso dalle parole del Rettore, sono comunità di vita, aperte, non soltanto al territorio, ma al mondo, che consentono cioè di formare e trasmettere, oltre a conoscenza, indicazioni, criteri, modalità di comportamento. Ecco, questo gli Atenei fanno nel nostro Paese con grande efficacia. Il loro ruolo è prezioso e io desidero ancora una volta manifestare l'apprezzamento per quanto fa la rete dei nostri Atenei e l'apprezzamento per questa Università e il ringraziamento al Rettore per quello che fa sul piano della conoscenza e dell'insegnamento. Grazie, auguri, buon anno accademico.